Ora dimostriamo la formula del secondo caso, quando è la sorgente che sta ferma nell'aria e il microfono invece si muove. Dobbiamo dimostrare questa formula qua, che ci dà la frequenza ricevuta dal microfono in funzione della frequenza propria emessa dalla sorgente. In queste figure non è disegnata la sorgente, perché tanto non serve, in quanto è sufficiente disegnare i fronti d'onda in viaggio, che sono separati da una lunghezza d'onda. La sorgente sta ferma da qualche parte qua a sinistra. Calcoliamo subito la lunghezza d'onda, che è la distanza fra due fronti d'onda, e è dato da velocità del suono per il tempo, cioè per il periodo proprio di emissione della sorgente. Infatti, nel tempo, nel periodo che passa tra un'emissione di un fronte d'onda e l'altro, il fronte d'onda che è stato emesso prima, per primo, percorre un tratto lungo Vs, velocità del suono per periodo, che è appunto la distanza fra due fronti d'onda vicini. Nella prima figura c'è l'osservatore che riceve il primo dei due fronti d'onda emessi. Dopodiché l'osservatore continua a muoversi verso sinistra perché l'osservatore è in moto, in questo esempio, verso la sorgente, quindi verso sinistra con velocità V'. Anche il fronte d'onda successivo, F', è in moto verso destra, quindi a un certo punto l'osservatore e il fronte d'onda F' si incontrano in quest'altro punto. Dunque è passato esattamente un periodo di ricezione T'. Infatti qui l'osservatore riceve un fronte d'onda e in quest'altra immagine riceve il fronte d'onda successivo. In questo tempo T', periodo di ricezione che passa tra le due foto, l'osservatore ha percorso un tratto lungo V'T'. V' è la sua velocità. E invece il fronte d'onda F' ha percorso un tratto lungo velocità del suono per T'. La somma di questi due tratti è pari alla lunghezza d'onda che abbiamo calcolato prima, come indicato qui. La somma di questi due tratti percorsi è Vs più V' per T', ed è uguale alla lunghezza d'onda lambda. La nostra incognita è T', il periodo di ricezione, che ricaviamo con la formula inversa. Al posto di lambda sostituiamo la formula che avevamo detto all'inizio, quindi velocità del suono per il periodo. E viene fuori la formula che lega il periodo di ricezione del microfono al periodo di emissione della sorgente. Siccome questa frazione ha un denominatore che è più grande del numeratore, perché al denominatore c'è lo stesso numeratore più V', allora questa frazione è minore di 1, e questo significa che il periodo di ricezione è minore del periodo di emissione della sorgente. E questo è logico perché il microfono, come abbiamo visto nell'animazione virtuale con l'ape, andando incontro ai fronti d'onda che arrivano verso di lui, ne riceve ogni secondo in numero maggiore. Per esempio, se la sorgente è la formula 1 che emette a 200 Hz, 200 fronti d'onda al secondo, il microfono, andando incontro a questi fronti d'onda, ne riceve, per esempio, 220 al secondo. Cioè il periodo di ricezione è più breve, riceve in un secondo più fronti d'onda e quindi li riceve più ravvicinati, intervallati da un periodo T' minore di T. Come scritto qua è logico, l'osservatore che va incontro ai fronti d'onda abbrevia il tempo di ricezione che passa fra due ricezioni successive. Passando alle frequenze, facendo l'inverso di T', e quindi invertendo questo rapporto, viene la formula che volevamo dimostrare, che lega la frequenza del ricevitore rispetto a quella della sorgente, e si vede che questa frazione, cioè questo fattore moltiplicativo, è maggiore di 1, 1 più qualcosa. Maggiore di 1 vuol dire che la frequenza di ricezione è maggiore della frequenza di emissione, quindi l'osservatore percepisce una frequenza più alta rispetto a quella emessa. Come dicevamo prima, 200 Hz emessi, 220 Hz per esempio ricevuti. Per fare il caso dell'allontanamento non c'è bisogno di rifare i conti, basta sostituire alla velocità V' dell'osservatore la velocità meno V', cioè metterci davanti un segno meno. Questo significa che l'osservatore, invece di andare incontro alla sorgente, adesso scappa via dalla sorgente, quindi si allontana con il segno negativo. Il risultato è che la formula è identica, ma ci va il segno meno, quindi di nuovo il segno superiore, in questo caso il più, si applica al caso di avvicinamento, il segno meno al caso di microfono in allontanamento.
In questo caso poi di allontanamento succede che questo fattore moltiplicativo è 1 meno qualcosa, quindi è minore di 1 e quindi f' è minore di f. Cioè vuol dire che siccome l'osservatore scappa dai fronti d'onda, fugge dai fronti d'onda che lo inseguono, allora li riceve con minore frequenza, cioè misura una frequenza ricevuta più bassa della frequenza d'emissione della sorgente.